Ciao ragazze, bentornati in un altro video. Allora, questo qui sarà un altro video haul, tanto per cambiare, perché sul mio canale, come vedete, soprattutto ultimamente non mancano, incentrato sul bio, ho fatto due ordini. Allora, uno sono giustificata perché l'ho fatto per un motivo che poi vi spiegherò, e l'altro avevo comunque uno sconto del 10%, quindi ecco, io cerco sempre di giustificarmi anche qua. E poi c'era un marchio in particolare di cui ho preso due cose che mi incuriosiva tantissimo. Allora, è un sito su cui io non avevo mai ordinato, si chiama Magie di Sapone. E teoricamente è proprio un negozio fisico che non mi ricordo dove si trova, però appunto dovrebbe essere un negozio fisico. Vi lascio comunque in caso il link del sito giù nell'info box. Allora, perché ho ordinato da questo sito? Innanzitutto perché tengono una marca che è Natura Siberica e io volevo troppo provare alcuni prodotti. Poi, sempre sul sito di Vanity Space, sul gruppo Vanity Space. E molte appunto avevano ordinato su questo sito anche perché c'è una promozione, insomma un codice sconto del 10% e si sono trovate molto bene proprio con il servizio clienti, non so se si chiama così, insomma. È arrivato questo pacchettino, è arrivato anche a me. Io ho messo la foto su Instagram, magari se riesco ve la metto anche in questo video, ve la inserisco adesso o dopo, insomma. E arriva questo pacchettino con dentro una borsina di carta, dove appunto ci sono i vostri prodotti che avete ordinato, però c'è una cura nell'impacchettare, nel dettaglio. La borsina era chiusa con dei nastrini, dei fiocchetti colorati. C'era attaccato anche un sacchettino con questo gessetto profumato a forma di cuoricino, che è buonissimo. E la letterina personalizzata scritta proprio dalla ragazza appunto che lavora in questo negozio che dovrebbe chiamarsi Susi, quindi io non so se tu guarderai mai questo video, ma nel caso ti ringrazio tantissimo perché sei stata veramente molto carina. E i ringraziamenti appunto scritti a mano, personalizzati, i campioncini, mi è piaciuto tantissimo, quindi io ve lo consiglio come sito e poi è arrivata anche molto velocemente la roba, insomma, circa 1 o 2 o 3 giorni, 2 giorni forse. E appunto, tornando a noi, vi dicevo che tiene questo marchio che si chiama Natura Siberica. Io ora qua il tablet, così vi dico due parole proprio su questo marchio che mi incuriosiva tantissimo perché secondo me per la qualità degli ingredienti che contiene ha un prezzo veramente ottimo, molto onesto. Allora, Natura Siberica è un'azienda produttrice di cosmetici biologici fondata nel 1997 che si fa fronte di una peculiarità alquanto inusuale, per non dire unica, l'utilizzo dei suoi prodotti di estratti di erbe e piante selvatiche della Siberia e dell'Estremo Oriente. Quindi all'interno diciamo che gli ingredienti che ci sono molto particolari, ecco, non sono i soliti estratti che troviamo un pochino in tutte le creme. Vi dico che queste notizie le sto prendendo da questo sito che sia mai che magari qualcuno si arrabbia, comunque lo sto prendendo da qua, le notizie scritte appunto. E poi che cosa dice? Vabbè, le condizioni climatiche estreme della Siberia la rendono un luogo unico che permette la crescita di una flora estremamente resistente e ricca di proprietà antiossidanti, come il cedro siberiano, il cui olio, che è utilizzato come base di tutte le creme, balsami e corpo Natura Siberica. L'olio di cedro siberiano è 5 volte più ricco in vitamina E dell'olio d'oliva e 3 volte più ricco in vitamina F dell'olio di fegato di merluzzo. È quindi un alleato perfetto per nutrire e idratare pelle e capelli, rinforzarne le barriere naturali e proteggere contro gli effetti nocivi del vento e del freddo. Quindi dentro, insomma, ha questi ingredienti. Qua dice appunto che ci sono anche numerosi estratti di erbe e piante selvatiche siberiane. E la maggior parte delle quali è stata certificata come biologica da ICEA. Le piante vengono raccolte nel loro ambiente naturale, creando posti di lavoro per le popolazioni indigene siberiane. E qua dice che la loro esistenza viene preservata sia grazie ad un programma di reimpianto lanciato nel 2013, che grazie alla fondazione di una fattoria biologica russa in cui coltivarle. I marchi, diciamo le certificazioni che ha questo marchio sono queste. Io spero che si veda qualcosa. Nel frattempo è pure arrivato un messaggio. Bene. E basta. Poi diciamo che sì, in caso
sapete che potete trovare tutte le notizie, insomma, su internet. E appunto ho preso due prodotti, tutto questo per dire che ho preso due prodotti di cui ho sentito parlare molto bene sul gruppo Vanity Space. Allora, uno è questo qui, che è, una volta c'era scritto anche italiano, ora no, il sapone purificante dovrebbe essere per il viso. Vi faccio vedere che prodotto è. Allora, io l'ho già utilizzato una volta. La confezione è questa qui, molto bella anche. Questa qui è la confezione. Vi dico che sono 120 ml. E l'inci, eccolo qui, è questo qui. È appunto un sapone che va utilizzato una o due volte a settimana per pulire in profondità la pelle, quindi per togliere impurità o comunque se siete soggetti a imperfezioni, eccetera. Io l'ho preso perché in questo periodo, ora sta un po' migliorando la situazione, c'ho un pelo nell'occhio. No, era un capello. E però in questo periodo ho avuto veramente una pelle molto molto impura, con tante imperfezioni, e quindi ho detto proviamolo. Qua appunto vi dice come va utilizzato. Allora, come bisogna utilizzarlo? In dotazione viene data anche una spugnetta nera che va imbevuta di acqua, appunto bagnata con l'acqua. E si preleva con questa spugnetta il prodotto all'interno, che è un prodotto nero, vedete, è completamente nero. Quindi voi bagnate questa, prelevate il prodotto e poi lo applicate sulla pelle massaggiando, esatto, massaggiando molto delicatamente, e poi potete rimuovere. Allora, il profumo è tipo di mandorla, sì, un profumo un po', ma non è fortissimo, comunque a me piace. E appunto è una consistenza abbastanza, vedete, pastosa, dura, vedete, proprio nero, nero, nero. Ora, brava Sara, ora dove mi pulisco? Non lo so, sulla spugnetta. E quindi appunto va utilizzato in questo modo, una o due volte a settimana, perché troppe volte sarebbe troppo, insomma, troppo anche per la pelle. E niente, l'ho già utilizzato una volta, la pelle è risultata subito dopo molto più liscia, molto più compatta, molto più pulita, però ovviamente vi farò sapere più avanti perché un'idea precisa non me la sono ancora fatta e penso che lo andrò a utilizzare proprio dopo, quando finisco di registrare il video. Quindi ho preso questo prodotto. Mamma mia, ragazzi, sto morendo di caldo. Io non so voi, ma io il caldo lo detesto. Infatti io non vedo l'ora che arrivi ottobre. Poi altro prodotto sempre di Natura Siberica è un siero viso, perché con questo caldo sono letteralmente in fissa con i sieri viso, perché sono molto più leggeri delle creme, non mi ungono e non mi danno fastidio. Questo qui è un siero viso al caviale, sono 30 ml, l'inci è questo qui. Magari i prezzi, ragazze, ve li scrivo sotto o qui a fianco, insomma, poi vedo. Molto ricco come inci, come potete vedere ci sono veramente tantissimi estratti. Allora, questo è il prodotto. Il packaging è bellissimo, molto elegante, sembra quasi un cosmetico di lusso, insomma, e non costa tanto perché siamo intorno ai 16 euro, mi sembra, per un prodotto che ha tutti questi ingredienti, con un packaging anche così bello, di questa qualità, 30 ml, secondo me non è un prezzo alto. E allora l'ho già utilizzato, è un siero molto leggero, sembra proprio acqua quando lo mettete, perché la pelle se lo beve non lascia assolutamente la pelle unta, si assorbe subito, è molto acquoso e vi farò sapere più avanti perché comunque lo sto utilizzando da poco, però sicuramente lascia la pelle molto liscia dopo che l'avete utilizzato, ha un buonissimo profumo, poi molto delicato, però buono. E niente, ragazzi, vi farò sapere sicuramente più avanti. Io sono qua che sto facendo la sauna. Poi, ultimo prodotto che ho preso da questo sito, è l'acqua micellare di Alchemilla, perché ovviamente sapete che sono fissata con lo struccaggio, con le acque micellari, con i bifasici, e quindi ho voluto provare anche lei, soprattutto perché è acqua di rose micellare. Quando ho letto rosa, ho detto no, basta, deve essere mia, sapete il mio amore per la rosa. E sono 500 ml, quindi è veramente tanto prodotto.
struccante viso, occhi e labbra, base di acqua distillata di rose, senza siliconi, parabeni, insomma, vi faccio vedere anche l'inci, ma sappiamo tutti che Alchemilla è certificata. E niente, quindi proverò anche questa acqua micellare, sono veramente curiosa, è ancora chiusa perché ne sto finendo un'altra. E il prezzo di questo è di 10,80 euro. Ok, questo è stato il mio ordine che ho fatto da Natura Siberica, poi appunto mi hanno inviato anche dei campioncini, sono stati veramente molto generosi. Mi hanno inviato campioncino di crema viso purificante sempre di Alchemilla. Maschera per capelli ristrutturante fragole panna di Alchemilla, che è un nuovo prodotto e io sono curiosissima di provare. BB cream sublime di Puro Bio, mai provato anche questo qui. 02, forse va bene per me per l'estate. Poi di Natura Siberica, questa che è una crema da giorno teoricamente, con SPF 20, protezione e idratazione. Questo qui, Alchemilla crema 90-60-90 rassodante anti-smagliature e il balsamo concentrato attivo di Bioficina Toscana che mi piace moltissimo, quindi super contenta. Ok, poi altro ordine che ho fatto, l'ho fatto perché dovevo prendere due regalini per mia mamma perché è stato il suo compleanno e che fai? Ovviamente non ci butti qualcosina anche per te? Ovviamente sì, e ho preso tre cose. Allora, che però mi servivano perché appunto stavo finendo le mie. Allora, una cosa che ho preso, non ho più la confezione perché l'ho già utilizzata, ragazze, è la Konjac Sponge. L'ho ripresa perché la mia è morta, quindi ho dovuto riprenderla. E questa qui è quella per Alta Verde, antiossidante, mi sembra. Sì. Io invece avevo quella, l'argilla verde, che era quella apposta per pelli grasse o pelli miste. Però era terminata sul sito, avrei voluto riprendere quella. Poi ho visto che c'era questa qui e credo che sia nuova perché non l'avevo mai sentita, comunque Alta Verde. E niente, quindi ho preso questa qua. Mi piace tantissimo, la utilizzo al mattino insieme alla mousse di Dr. Tuffi. Adesso sto utilizzando un detergente della Lonique in gel. Mi trovo benissimo perché è molto 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 morbida, molto delicata. È una coccola proprio sul viso e quindi non potevo proprio stare senza. Poi ho preso la cipria di Puro Bio indissolubile che già vi ho fatto vedere nel video sui LOL Makeup. Appunto, vabbè, cipria conosciutissima, famosissima, la 01 ho preso io, che è molto chiara, però appunto sulla pelle poi risulta trasparente. E poi ho preso un siero viso gel crema purificante, qua lo chiama, della Cartier. Mi ci sto trovando benissimo. Come vedete, già utilizzato un pochino. Sono 50 ml, vi lascio anche l'inci. È un gel molto fresco, molto purificante, molto leggero, si assorbe subito, perfetto per questa stagione, secondo me. E per ora mi sta piacendo veramente tanto. Non è adatto, secondo me, assolutamente no, per una pelle secca, perché ve la secca ulteriormente. Ecco, è proprio per una pelle grassa, mista, che si lucida, che in estate non tollera cose troppo pesanti, allora sì, ve la consiglio. Quindi anche questo qui. E basta ragazze, e i campioncini che mi hanno inviato, ah l'ordine non ve l'ho detto, ve l'ho fatto questo qui, ve l'ho fatto, vabbè, sul giardino di Arianna, che è un sito che mi sembra forse ci ho ordinato una volta, ma ancora tanti anni fa, e niente, quindi l'ho fatto lì, e poi mi hanno inviato un sacchettino, questo qui, con dei campioncini. Una crema della Bionova, balsamo corpo, albicocca e olio di argan. Questo che è una crema mattificante per pelle mista e grassa della Cartier. Bio primer opacizzante di Neve Cosmetics. E esfoliante viso purificante mela e bambù della Delidea. E basta ragazze, questi qua sono stati gli acquisti che ho fatto da questi due siti. Fatemi sapere se avete ancora ordinato da questi siti, se avete già provato alcuni prodotti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!